padiglione che proverà a raccontare città, musei e territori. All'ingresso due ologrammi, il poeta Virgilio e la regina Teodolinda, che guideranno i visitatori nella regione. Al piano terra, occhiali 3D per mostrare i siti lombardi patrimonio dell'umanità. Mostreremo lì la Lombardia in tutte le sue bellezze. Però un investimento anche fuori dal sito Expo, sui territori, coinvolgere i territori, abbiamo dato 12 milioni per questo, per fare iniziative che valorizzino Expo e che attraggano in quei territori i 20 milioni di visitatori che saranno nel sito.